Eremi e tesori d'Abruzzo in mostra a Roma ai Musei Vaticani. La mostra si è aperta mercoledì scorso. Nasce ISIDE, una nuova associazione che vuole promuovere progetti, iniziative e tante idee in campo sociale. Buonasera, in apertura occupiamoci di ambiente. Chiediamo alla Regione di mantenere gli impegni presi per la spiaggia di Pineto. Sono queste le parole del sindaco Robert Verrocchio dopo la mareggiata che ha quasi cancellato l'arenile nel tratto di Villa Ardente. Le onde spinte da un forte vento da sud infatti hanno rimaneggiato la spiaggia andando a lambire gli stabilimenti balneari e il muretto che delimita la Pineta Catucci. Ringraziamo la Regione che si è impegnata per i lavori di ripascimento e per la messa in opera per la prima volta di barriere rigide soffolte, come ci ha anche assicurato alcuni giorni fa l'assessore Di Matteo, ha commentato il vice sindaco Cleto Pallini. A questo punto gli interventi sono prioritari, rinunciabili e urgentissimi. Sono certamente misure importanti, ma chiediamo alla Regione di intervenire al più presto perché sono a rischio sia la prossima stagione balneare e sia l'incolumità delle strutture. Quel tratto di spiaggia di Pineto sta vivendo una vera e propria emergenza, un grido d'allarme ricalcato dal sindaco nell'incontro di novembre dove erano presenti l'assessore regionale Donato Di Matteo, il dirigente per le opere marittime Carlo Visca e il consigliere regionale Luciano Monticelli. Voltiamo pagina, lo avete sentito dai titoli, Eremi e tesori d'Abruzzo sono in mostra a Roma ai Musei Vaticani in uno spazio espositivo che guarda all'Expo 2015 di Milano, un appuntamento molto importante. Vediamo allora di che cosa si tratta. Una sorta di cammino di Compostela attraverso gli eremi abruzzesi, interattivo e tecnologico, è stato inaugurato nei Musei Vaticani a Roma, dove rimarrà allestito fino al prossimo 23 febbraio. È l'evento nazionale nel quadro delle iniziative della Regione Abruzzo in cammino verso l'Expo, presentato proprio a Pescara dal consigliere delegato Camillo D'Alessandro, dal presidente del Parco Nazionale della Maiella Franco Iezzi e dal presidente di Abruzzo Sviluppo Giuseppe Cetrullo. La mostra è stata inaugurata in uno degli spazi più prestigiosi dei Musei Vaticani, dal ministro ai beni culturali Dario Franceschini, dal cardinale e governatore dei beni ecclesiastici Giuseppe Bertello, dal vicepresidente del Consiglio Supremo della Magistratura Giovanni Legnini, dall'ex sottosegretario Gianni Letta, insieme al presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso e a Camillo D'Alessandro. Con una nostra presenza, adottando un'iniziativa del Parco Nazionale della Maiella che si fonda sulla figura di Celestino, sugli eremi, su questi aspetti straordinari della nostra storia e del nostro territorio che servono a mitizzare la nostra regione, perché il mito dell'Abruzzo noi lo vogliamo portare all'Expo di Milano a partire da maggio. Un invito a partecipare alla mostra che narra la cultura religiosa celestiniana, ma anche la capacità organizzativa conventuale e architettonica degli eremi, è stato fortemente rivolto anche a Papa Francesco. La mostra di iniziativa del Parco della Maiella, dopo il 23 febbraio, è destinata a toccare le città di Bologna, Milano e Napoli, mentre, come ha anticipato il presidente Iezzi, è in stato di avanzato cammino la procedura con la quale si è chiesto all'UNESCO di riconoscere gli eremi abruzzesi patrimonio dell'umanità. Ed ora occupiamoci della nascita di una nuova associazione che opererà con progetti, idee e tante iniziative in campo sociale. Si chiama ISIDE ed è stata presentata nel corso di una bella serata al Grande Hotel Adriatico di Montesilvano. Se c'è una parola che non va mai in vacanza, quella è sicuramente la parola solidarietà, in un mondo sempre pieno di problemi, di difficoltà e di ostacoli. La parola solidarietà allora la possiamo legare benissimo al cuore di quelle associazioni che lavorano attraverso vari progetti ed iniziative per aiutare gli altri. Fra le tante associazioni che operano sul territorio, in campo sociale, da oggi se ne aggiunge un'altra, si chiama ISIDE. È stata presentata nel corso di una bellissima serata dal titolo Sei ricco se sai donare, una cena di beneficenza al Grande Hotel Adriatico di Montesilvano. L'obiettivo di questa associazione è quello di raccogliere i fondi da devolvere in favore di un bimbo bisognoso per le spese relative all'anno scolastico in corso e poi, come dire, dare un aiuto concreto e supportare quelle famiglie in difficoltà. Al microfono Anna Rita D'Urbano, presidente di ISIDE. Sì, una bella serata di solidarietà, veniamo qui per fare la presentazione di ISIDE a livello ufficiale del comune di Montesilvano e più per raccogliere fondi da devolvere a un bimbo per seguirlo durante tutto l'anno scolastico, dalle elementari fino al liceo. Diciamo che l'adottiamo un po' questo bambino.
C'è da dire inoltre che l'associazione No Profit è nata dall'esperienza personale della sua presidente, allo scopo di supportare, grazie al contributo di avvocati e psicologi, donne e uomini vittime di violenza fisica e psicologica, bimbi protagonisti di episodi di violenza in casa o a scuola e poi anche imprenditori in difficoltà. Ne abbiamo tanti di obiettivi sul territorio. Iside nasce come difesa alle donne, però poi si toglie la benda degli occhi e si rende conto che bisogna guardare anche ai padri, perché purtroppo molto spesso non solo le donne vengono violentate fisicamente e psicologicamente, ma anche i padri psicologicamente dalle ex mogli. Poi ci sono i bambini, vittime troppo spesso di bullismo e vittime di genitori a volte inconsapevoli di quello che stanno facendo. Ma il nostro sguardo più attento è anche rivolto verso gli imprenditori, perché in questo momento di crisi purtroppo gli imprenditori sono quelli che stanno pagando di più di tutti. Una nuova associazione che vuole venire incontro a tutte quelle esigenze per affrontare le mille difficoltà del momento. Soprattutto del territorio e delle carenze del momento storico. Quindi tentiamo di avvicinarci a quelle che sono purtroppo le carenze, come ha detto, ma soprattutto quelle che sono le realtà che purtroppo sono nascoste da quello che il mondo apparente ci riserva. E quindi ci sono delle realtà che purtroppo hanno difficoltà, incombenti, e che non riescono comunque, nonostante quei miseri aiuti che ci sono, comunque ad avere una vita agiata o comunque umana, a livello umano. E poi si diceva anche aiutare quei bambini a scuola. Noi ci proponiamo, non sarà una serata in cui pensiamo di sbancare il mondo, sicuramente, quindi ci proponiamo nel nostro piccolo di raccogliere per un bambino che comunque ha dei bisogni reali e sarà destinato dal comune a noi, ovviamente noi verificheremo le opportunità e il resto, però sarà designato, non ci occupiamo di sceglierlo direttamente, concordemente con le istituzioni, con gli assistenti sociali, sarà verificato per vedere l'opportunità. Tante attività che riguardano la violenza sui bambini, sulle donne, la violenza in generale e attività che sono volte anche agli aiuti alle famiglie che, bisognose, che spesso non vengono ascoltate, che non riescono ad avere nessuna voce, non riescono a farsi ascoltare. Poi non dimentichiamoci che purtroppo viviamo in un momento davvero difficile, dove far fronte a volte a queste esigenze diventa sempre più difficile, appunto. È vero, troppo spesso tanta gente non riesce ad avere nessun tipo di, come dicevo, di ascolto, nessun tipo di aiuto e viene ignorata. E questo non è giusto, perché non tutti hanno le possibilità, non tutti hanno il modo, il sistema per farsi sentire o a volte neanche per chiedere aiuto. E quindi è necessario, secondo noi, che queste persone vengano sostenute e vengano aiutate. Si tratta quindi di un'iniziativa di grande impatto sociale, ha commentato Ottavio De Martinis, vice sindaco del comune di Montesilvano. Sì, io ho avuto il piacere in questi giorni di conoscere il presidente, ma anche le collaboratrici, e devo dire che in effetti se il Buongiorno si vede al mattino, questa associazione avrà sicuramente da farà parlare di sé sul territorio, perché ha già in animo parecchie iniziative lodevoli, tra cui quella di questa sera per la quale siamo presenti. C'è questa iniziativa, questa cena di beneficenza, il cui ricavato andrà ad un bambino o una bambina del territorio che vive una situazione di disagio economico. Ecco, queste iniziative sono estremamente lodevoli e sono soprattutto utili per le amministrazioni comunali, che in questo periodo come mai soffrono perché il periodo che stiamo vivendo è molto difficile, e soffrendo loro a livello economico di conseguenza non possono aiutare come vorrebbero le tante persone che vivono dei disagi. Quindi benvengano associazioni come Iside, alla quale faccio un enorme bocca al lupo per il futuro. Da qui partire quindi per un lungo percorso? Sicuramente sì, e soprattutto con davanti i bambini, e soprattutto per vedere i bambini emarginati da una società che comunque in qualche modo li emargina in base a difficoltà più o meno reali. Quindi sicuramente un futuro, i nostri figli. Una piccola goccia nel mare, più che un aiuto concreto, noi speriamo di dare molto. Questa sera raccogliamo fondi per un bimbo, come ti ho già detto,
e lo vogliamo portare fino al liceo, come ti ho già detto, anche perché i bimbi sono il nostro presente e il nostro futuro, saranno future donne, futuri uomini, futuri imprenditori. Noi dobbiamo guardare a loro perché loro sono veramente il nostro futuro. La serata è stata accompagnata, oltre che da un ricco buffet, anche da musica, allegria e tanto divertimento, ma sono stati soprattutto loro, i più piccoli, quelli che saranno i protagonisti del domani, a dimostrarci con un musical dal titolo Canzoni fra le guerre, del gruppo Artisti del Cuore, diretti dal maestro Denis Paolucci, che tutti insieme, se vogliamo, un mondo migliore lo possiamo benissimo costruire. E prima di chiudere vi ricordo che è in programma una nuova seduta del Consiglio Comunale ad Atri, fissata per il giorno 11 febbraio alle 19 con 5 punti all'ordine del giorno. La seduta si terrà come sempre presso la sala consigliare del Palazzo Duchi d'Acquaviva. Ci fermiamo qui, vi lascio agli altri programmi della rete, grazie per averci seguito e buona serata.